Forse la Camera rinuncia alle auto blu, che come segno e anche come risparmio, non è mica da poco. E allora parliamo con l'uomo che fa parte di quello schieramento politico che ha fatto questa proposta, che è stata approvata. Lui è il vicepresidente della Camera per il Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. Di Maio, buonasera. Dove la disturbiamo in un pomeriggio alle 18:06? No, nessun disturbo, ero all'Università Federico II di Napoli, facevamo un convegno con gli studenti sulle riforme costituzionali, ma nessun disturbo. Ecco, dica che è colpo di Caterpillar che l'ha estratta da convegno. E ci racconta che cosa è passato attraverso questo ordine del giorno? Ma io sono veramente contento che sia passato questo ordine del giorno, spero che lo abbiano capito, perché è un ordine del giorno molto importante che dà un indirizzo importante alla Camera dei Deputati, cioè togliere di mezzo le auto blu. Noi abbiamo ancora 10 auto blu con due turni di autisti che ci costano 500-600 mila euro all'anno. Vuol dire una ventina di persone di autisti? Sì. Questi sono i conti e come le dicevo l'autorimessa tra i lubrificanti, tutte queste cose costano 500 mila euro all'anno. Il nostro ordine del giorno fa una cosa molto semplice, sopprime le auto blu e chiede alla Camera di fare una convenzione che costa poche centinaia di euro con il servizio car sharing del Comune di Roma che è già attivo. Per l'autocondivisa. Autocondivisa significa che quando un parlamentare ha bisogno di una macchina perché magari non ha la sua, deve raggiungere un posto, non è servito dai mezzi pubblici e così via, ha una convenzione, prende la macchina dal comune, che è il servizio di car sharing in condivisione con tutti i cittadini romani, si paga la sua tariffa e se ne va, punto, parte e se ne va. Questa è la cosa che cambia, insomma, con dei costi ammortizzati e soprattutto un servizio condiviso che porta i parlamentari ad utilizzare la stessa macchina che ha utilizzato per esempio il padre di famiglia che non se la può più permettere e utilizza il servizio car sharing del Comune o il di Roma. Cittadino romano che dice io posso rinunciare a un'auto su due, esatto. È un valore simbolico incredibile. Ma perché infatti, i giornali non ne hanno parlato? Ne ha parlato solo Luca Sofri sul Post per dirle che io credo che sia stato sottovalutato anche da coloro che lo hanno votato, perché adesso inizia la seconda come dire, campagna che ho crociata contro l'auto blu, che è nell'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, che è un po' come il consiglio d'amministrazione della Camera dei Deputati. Lì dentro noi adesso presenteremo la proposta che deve ratificare questo indirizzo che viene dalla Camera dei Deputati, da tutti i deputati. Poi il valore simbolico è enorme, perché finalmente colui che utilizzava un'auto che era un privilegio, oggi lo mettiamo sull'auto che utilizza il cittadino romano. Per intenderci, mettiamo Cicchitto e Fioroni, per dire due nomi che stanno lì. Non esageri, ma senza nessuna offesa, dico due persone che stanno lì dentro da un bel po', che hanno utilizzato negli anni anche le auto blu, oggi utilizzeranno un servizio del tutto differente. Guardi che Cicchitto su una Panda a metano con su scritto Roma car sharing e poi fa la sua meravigliosa figura. Ma poi questo potrebbe essere anche una nuova stagione per questa politica qui. Ma Di Maio, giusto per fare un po' così di spettegules, c'è qualcuno che ha votato contro? Ma essendoci un parere favorevole da parte dei questori, che sono quelli che fanno il bilancio, c'è stato poi un parere favorevole unanime, nel senso. Ci sta dicendo che non se ne sono accorti, Di Maio? No, io questo non l'ho detto. Non l'ha detto, però secondo lei può andare a buon fine. Poi grasso al Senato lo imita. Io spero che noi ci sentiremo prossimamente, le spiegherò anche come è andata. Io credo che la Camera dei Deputati è all'ultima fermata con i cittadini italiani. Lì dentro ci sono una serie di sprechi che sono una provocazione continua proprio sociale ad una società che è in condizioni in questo momento drammatiche. Di difficoltà. Di Maio, precisazione, sì, perché ce lo segnala qualche ascoltatore attentissimo via SMS, le auto blu della Camera non sono a disposizione di qualsiasi deputato, ma solo per le fasce alte. Sono a disposizione di circa una sessantina di parlamentari tra presidenti di commissione, anche io ne avrei diritto ma non l'ho mai utilizzato, è ferma lì, non l'ho mai neanche vista, e sono a disposizione di tutti quei parlamentari lì, poi di questi parlamentari carichi istituzionali. Poi se ci sono delle richieste da parte di altri parlamentari si accede al noleggio con conducente, quindi c'è tutto un meccanismo che continua poi ad alimentare. Una trasparenza comunicativa che lei piacerà sicuramente, molti altri ascoltatori via SMS chiedono le sorti dei 20 autistici, mica li abbattete licenziandoli?
No, assolutamente. Perché guidano la panda a metano le comuni. Esatto, quando l'autista ha bisogno di, quando un parlamentare ha bisogno dell'auto, l'autista si va a prendere la panda e la porta dal parlamentare, la porta avanti. Lì però c'è il problema che la panda a metano è piacevole da guidare, Cicchito vuol guidare lui e l'autista poi. Questa è una scelta tua, ma io dico questo perché è chiaro che qui non ci vuole licenziare nessuno, fermo restando che però per me la Camera in futuro non deve assumere più autisti, perché andiamo ad esaurimento, li togliamo, facciamo finire il lavoro a queste persone qui, la loro vita lavorativa, non ne assumiamo degli altri, perché è un po' anacronistica l'idea di colui che guida la macchina, certo. Insomma, mi ricorda un po' il Calesse più che la macchina. Vabbè, Di Maio, intanto è vero quello che dice Wikipedia, che lei è del 1986? Sì, sono 27 anni, vicepresidente della Camera. Sono il vicepresidente più giovane della Camera dei Deputati mai eletto. Questo insomma, ci possiamo però... veramente, sì, fiorare l'occhiello. C'è un'altra cosa così nell'attualità del Movimento 5 Stelle di oggi che ci ha colpito, ovvero state lanciando sulla vostra piattaforma di discussione online la discussione sulla bozza per la proposta di legge sul reddito di cittadinanza. Ci racconta un pochino che cosa sta per succedere? I dati fondamentali? Ma noi abbiamo sperimentato nelle ultime due settimane questa nostra applicazione sul web che fa dei cittadini dei legislatori. In sostanza ognuno può emendare una proposta di legge e quegli emendamenti, se sono ammissibili, per noi sono vincolanti e li proponiamo all'interno delle commissioni. Ovviamente se restano in linea col testo, ma queste sono regole della Camera, non sono regole del Movimento 5 Stelle. E in questo momento l'abbiamo fatto per la legge sul finanziamento pubblico all'editoria. Adesso arriva il reddito di cittadinanza, che per noi era uno dei punti fondamentali di quei 20 punti del nostro programma, lo faremo discutere. L'ANSA stamattina ha lanciato un sondaggio sul reddito di cittadinanza, abbiamo individuato le coperture, c'è in atto un processo per rendere anche edotti i cittadini di questo tema facendoli partecipare al testo di legge. Per me, io sono un parlamentare del Sud, vengo dalla Campania, per me il reddito di cittadinanza, prima ancora di dare dignità alle persone garantendo un minimo di vitto e alloggio, 600 euro nella vostra proposta, è la libertà dell'elettore. Dalle mie parti il fatto che ci siano molte famiglie in difficoltà alimenta il voto di scambio. Tu vai a votare, io ti do una scarpa, poi non importa, me la compro. A volte i pacchi di pasta, a volte sono 50 euro, altre volte sono il posto di lavoro. Questo ha reso anche il sistema elettorale molto spesso lo ha deviato. Noi lo dobbiamo rendere libero. Più pulito. Di Maio, prendendo soldi dalla difesa, le pensioni d'oro, far pagare l'IMU alla Chiesa. Tutto questo sta nella vostra proposta. Di Maio, la dobbiamo lasciare. Grazie mille. Noi saremmo ore a chiacchierare, ma gli studenti della Federico II poi le sparano, che non è bello. Buona serata. Arrivederci. Diciamo brutto voto di scambio, no? Questo mi sembra che si è capito. Sì. No,